Uno dei tre candidati alla poltrona di sindaco di Partinico è Piero Rau, farmacista con specializzazione in veterinaria. Lui non è nuovo alla politica, è stato deputato della Repubblica Italiana, a Partinico ha fatto il presidente del Consiglio, adesso da più di un anno lavora per diventare sindaco del suo paese. Malgrado in giro non ci sia stato molto entusiasmo, lui ci ha detto che la loro campagna elettorale è stata invece entusiasmante. Ascoltiamo. Ma io devo dire, da noi c'è tanto entusiasmo, dalle altre parti non so, diciamo, interessa poco. Da noi c'è grande entusiasmo, questi ragazzi sono riusciti a fare squadra, a trovare l'entusiasmo, le ragioni di credere in un progetto. No, da noi l'entusiasmo c'è, è la città che non è tanto entusiasta. Che viene da un periodo veramente triste, un po' dettato, diciamo, dal Covid, dalle emergenze che abbiamo avuto, un po' dettato da un'amministrazione affidata a dei commissari che, per la verità, qualcosa hanno lasciato a desiderare. Ritengo di aver fatto la mia parte, di aver spiegato qual è la nostra idea di nuova città, di nuova Partinico. Ci hanno preso in giro, hanno cercato di deriderci, di ridicolizzarci, ma noi non abbiamo chiesto niente di speciale, niente di particolare. Due punti del programma di Rao hanno suscitato ironia da parte degli avversari politici. Una è quella del parco a tema nel territorio di Partinico, l'altra idea è quella di avvicinare il paese al mare. Io gli ho fatto queste domande, lui ha risposto in maniera molto determinata. Ascoltiamo un po' di opere. Beh, quando si pensa allo sviluppo uno deve poter pensare a un target, a una fascia che deve individuare. Noi abbiamo individuato questa perché un'industria pulita è l'industria del divertimento, non è il semplice parco giochi. Quando un piano regolatore prevede un'area già destinata, nessuno si può mettere di traverso e dire tu questo non lo fai. Che è la cosa che per certi versi è successa quando ci fu la questione Policentro. Ma se c'è l'area con quella destinazione, perché il privato non deve venire? Mi dispiace che qualche professionista che io ritenevo serio abbia pure giocato su queste cose, cioè con quali soldi lo fa? Ma lo fanno i privati, non lo facciamo noi. Esistono i fondi di investimento, forse non li conoscono. I fondi fanno degli investimenti, li fanno ad ampio respiro e questo è uno dei mercati che oggi rende di più. Ci sono stati incrementi nell'ultimo anno del 20-30%, cioè alla fine della pandemia. Questi parchi sono esplosi. L'anno scorso, con tutte le difficoltà, Gardaland ha fatto 2 milioni e 700 mila presenze. Ma voi capite 2 milioni e 700 mila persone che vengono a Partinico? Cosa portano a Partinico in termini di risorse, di soldi, di energie? A parte il fatto che una struttura di questo tipo dà lavoro, non voglio esagerare, a 700-800 persone. E poi è un'industria pulita. Io ho tentato di spiegare questa cosa. Allora, noi abbiamo il nostro territorio che arriva a ridosso del mare. Vuol dire che la parte finale, per capirci, dal bivio di Trappeto Terrasini in giù è territorio di Trappeto per una parte e l'altra parte è invece territorio di Terrasini. Quindi la cala dei muletti è Terrasini, la prima Ciammarita, quella che prima chiamavamo prima Ciammarita, è territorio di Trappeto. La linea di demarcazione è costituita, il confine è il fiume Nocella. Allora, avere questo pezzo di territorio a noi consente tanti vantaggi, ma anche a Terrasini e anche a Trappeto. Allora, cominciamo da Trappeto. La cessione di questa porzione, così come anche Terrasini, a noi darebbe la possibilità di avere l'accesso diretto al mare e quindi di avere trasferimenti da parte dello Stato in più. Primo, ci consentirebbe di avere la totale competenza sul fiume Nocella, perché quando ci sono tre interlocutori, poi il problema è chi lo fa. Lo fai tu, lo faccio io, lo facciamo insieme. Allora,
Partenico ha le risorse, ha la struttura, è un grande comune e naturalmente può sostenere i costi per i controlli, per il risanamento e così via. I vantaggi per Trappeto, perché noi non toglieremmo la Ciammarita che storicamente, diciamo, anche se è abitata da partenicesi, palermitani e così via, diciamo, è un pezzo di territorio a cui i trappetesi tengono, ma noi in cambio daremmo la parte superiore a Borgo di Dio, perché noi lì arriviamo come territorio, quindi daremmo anche la possibilità a loro di sviluppare, di pianificare, ma daremmo anche la zona di Piantifico, che è quella che gli consente di fare lo svincolo autostradale su Trappeto. Terrasini, storicamente quella parte non gli appartiene, troppo distante dal paese, più interessati a Calarrossa e alla parte che va verso l'aeroporto, quindi a noi farebbero una cortesia e loro ne ricaverebbero meno rogne, se così si può dire. Un'altra polemica nata dalle dichiarazioni di Piero Rao durante questa campagna elettorale è quella nata dalla sua volontà di migliorare la circolazione di Partenico, e per far questo ha detto è disposto anche a fare qualche sacrificio. E allora si è sparsa la voce che Rao vuole abbattere delle case per fare delle strade che migliorino la circolazione. Ascoltate come mi ha risposto, credo. No, assolutamente. Non dobbiamo abbattere case di nessuno. Ci sono delle case che sono cadenti. Poi passate da via Castiglia. È crollata una parte di palazzina e poi l'hanno dovuto buttare tutta giù perché è tutta pericolante, perché purtroppo il regolamento di edilizia a Partenico non consente demolizioni, ricostruzioni e così via. Quella è una cosa che dovremmo modificare e dare a tutti la possibilità di riprendere i vecchi immobili o di demolirli o addirittura di spostarsi le cubature. Questo consentirebbe di avere un paese più verde, un paese più a misura d'uomo, eviteremmo di avere strade intere inabitate, insomma daremmo una dimensione diversa di città. Noi per viabilità intendiamo di eliminare tutte quelle case che già sono a pezzi, sono a terra, sono diventate il deposito di immondizia, il luogo dove i topi trovano un luogo di incontro dove bivaccare, togliere queste cose. Mi riferisco a tutte queste case vecchie che vedete demolite qua nella parte, diciamo, alle spalle di Piazza Duomo che guarda verso la Villa Margherita. Ma potrebbe esserci la possibilità, dal punto di vista tecnico e amministrativo, di trasformare alcune di queste aree in parcheggi anche per gli stessi residenti? Sì, ma quella è un'area che intanto se ripulita e sistemata già diventa un'area a parcheggio di per sé, quindi anche i residenti ne potrebbero avere vantaggio, ma non è escluso che possiamo pensare anche a un parcheggio sotterraneo, insomma dove ricavare un posto dove mettere le macchine. Purtroppo il comune di Partenico, il centro storico, non ha una viabilità parallela e continua, diciamo, al corso, all'arteria principale, per cui una viabilità per il traffico leggero va ricercata. Non ci vogliono grandi sacrifici. I nostri avversari hanno cercato, come al solito, di amplificare le cose. Rao butterà le cose a terra. No, Rao non butterà le cose a terra. Rao sistemerà le strade, toglierà questo porcile di detriti che ancora si trova nel centro storico, che è invaso dai topi, da insetti e così via. Un altro suo progetto considerato faraonico e quasi realizzabile è quello della costruzione di un palazzetto dello sport. Lo sport in una città normale è la cosa più elementare, è una cosa che uno deve avere, come deve avere un paio di scarpe, per noi avere un paio di scarpe, cioè la cosa normale. Montelepre ha un palazzetto dello sport, Alcamone ha tre, perché noi non dovremmo averlo? La Cirreale, che è una cittadina che ha le stesse dimensioni di Partenico per certi versi,
ha un palazzetto dello sport che ospita 5.000 persone. Ma voi capite cosa significa un palazzetto di questa dimensione? Significa la possibilità di fare sport, significa la possibilità di fare concerti, significa avere una struttura ludico, ricreativa e sportiva in grado di rispondere alle esigenze di una società, alle esigenze dei giovani che non trovano un luogo dove ritrovarsi, dove incontrarsi, dove stare bene. Quella sarebbe una grande... è una grande idea, ma è una cosa normalissima in un paese normale. Da noi viene considerata straordinaria. Ci sfottano e ci dicono le opere faraoniche di Rao. No, non sono faraoniche, sono normali in una città normale. Io invito a fare uno sforzo, a votare e a credere in un progetto di città, di una città moderna. Capisco che le persone sono indignate, deluse, ma non andare a votare significa dare la possibilità ad altri di raddoppiare il peso del proprio voto. Quindi andate a votare, io dico votate Rao naturalmente perché difendo il mio progetto e difendo una città in cui io sono nato, dove vivo, dove ci sono i miei figli e dove voglio che i miei nipoti rimangano a vivere. Oggi purtroppo Partinico vive il dramma che c'è in ogni famiglia di avere i figli tutti fuori. Noi questi ragazzi li vogliamo riportare qua.